Ciao a tutti ragazzi, io sono l'interista rosanero. Oggi ci sono stati sorteggi di Europa League per vedere chi dovevamo incontrare agli ottavi di finale. Diciamo che non c'è andata per nulla male. Abbiamo incontrato una squadra tedesca, una squadra che è molto alla nostra portata, per carità. Non è una squadra scarsa, stiamo parlando dell'Eintracht di Francoforte, una squadra da metà classifica, diciamo, in Germania. Non è una delle più forti, ma non è manco una delle più scarse. C'erano squadre più scarse che si potevano capitare agli ottavi di finale, perché c'è stata la sorpresa che ha eliminato il Bayer Leverkusen, c'è la Dinamo Kiev, anche lo Zenit di San Pietroburgo. Però in tutti e tre i casi ci siamo evitati trasferte difficili, perché va bene che magari lo Zenit e la Dinamo sono magari più abbordabili o magari no, però intanto ti devi andare a fare la trasferta o in Ucraina o in Russia e farti tutte queste ore di volo che poi sarebbero una seccatura pure per le partite di campionato. Invece no, abbiamo l'Eintracht di Francoforte, squadra tedesca, quindi non ci viene nemmeno tanto difficile arrivarci. Sono contento anche per il Napoli, perché anche il sorteggio del Napoli è stato abbastanza fortunato. Diciamo che possono andare avanti tutti e due, bisogna stare concentrati, bisogna stare sul pezzo, non bisogna sottovalutare nessuno, però diciamo che i quarti di finale sono alla portata sia dell'Inter che del Napoli. Quindi io mi ritengo soddisfatto per questo sorteggio. Ripeto, abbiamo evitato le squadre più temibili, l'Arsenal, abbiamo evitato, ma anche il Valencia stesso, che è una rottura di scatole ogni volta il Valencia, abbiamo evitato il Chelsea che magari dovendo farlo fare lui, dovendo fare il Chelsea la trasferta in Ucraina, no, non mi ricordo se ha pescato la Dinamo o lo Zenit. Comunque, tutte e due sono squadre rognose, non è che sono facilissime. Certo, sono alla portata del Chelsea, però magari ci scappa la sorpresa e ci buttano il Chelsea fuori, come la squadra, quella lì che ha un nome strano, ha buttato fuori il Bayer Leverkusen. Nel calcio mai dire mai, proprio per questo motivo comunque dobbiamo stare attenti all'Eintracht di Francoforte. Quindi ragazzi, sul sorteggio di Europa League non ho altro da dire. Fortunatamente penso che come interisti ci possiamo tenere abbastanza soddisfatti, sia per il tipo di trasferta sia per il tipo di squadra che abbiamo capitato. Noi ci vediamo dopo la partita contro la Fiorentina per il post partita, per analizzare la partita al solito. Io vi saluto come al solito, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale dell'interista rosanero e noi ci vediamo dopo la partita con la Fiorentina. Nel bene e nel male, sempre forza Inter.